Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramiritam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Saluto speciale a tutti i devoti, tutti gli amici in questo momento online, Matta Matteo, Claudia Maria Teresa, Tatiana, Paola, Ambu Jakshi, tutti coloro i quali non vedo qui nella chat e coloro i quali poi riascolteranno questo studio. Claudia, Hare Krishna, buongiorno. Tutti coloro i quali riascolteranno poi questo studio, penso a Bhakta Rosario, Fabio, Bhakti Nester, Hare Krishna, Bhakti Nester. E Naomi, in questo momento online, anche Hare Krishna. Ok, allora, continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam, che mi stava cascando dalle mani. Canto sesto, sì, Hare Krishna Fabrizio, buongiorno. Canto sesto, intitolato I doveri assegnati all'umanità. Capitolo settimo, Indra offende Brihaspati, il suo maestro spirituale, verso numero 23, l'offesa. E ciò che, le offese sono ciò che ci impediscono di progredire, sono ciò che ci impediscono di ritornare ad essere chi siamo. Cosa si intende per offesa? Si intende praticamente, quando si sente aparada, aparada, no? Qualunque atteggiamento che preso, assunto, quindi una deliberata decisione, di fare meno di ciò che sappiamo di dover fare. È questo che ci tiene lontani da Krishna. Ecco perché non lo vediamo, ecco perché non rimane un po' un, come dice la Bhagavad Gita, un Vishnu filosofato, filosofeggiato. Sì, c'è, però innanzitutto ci sono io, le mie cose da fare, la mia vita, il mio futuro. Continuare a organizzare una vita che non preveda Krishna al centro 24 ore su 24. Quello è un atteggiamento offensivo, tanto quanto se Krishna entrasse in questo momento qui dentro, no? Proprio Krishna, così come noi siamo abituati a... Hare Krishna Mariella, buongiorno. Così come siamo abituati a leggere di lui, no? Quindi col flauto, gli abiti così, gli occhi così, eccetera. Se lui entrasse e noi...
ci impegnassi. Ah sì, Krishna, però anche siamo al telefono, rispondiamo ad un paio di mail, perché sai, e altro, qualunque altra cosa, anche mentalmente, pensare ad altro. Ah sì, bello Krishna, però è bello anche quello che io penso mi farà felice. Ecco, quello è un atteggiamento offensivo, ed esattamente quello è aparada, ed è quello che ci tiene lontani da Krishna. Quindi dovremmo ragionare su questo, altrimenti veramente un secondo, un minuto, un secondo, una frazione di secondo, Prabhupada lo dice, 1 minute, e ci vuole un minuto per realizzare Krishna, per vedere Krishna. E quindi ogni volta che noi facciamo, anche poco meno, ecco, c'è quel livello di approssimazione, no? Quando decidiamo di fare, decidiamo di fare un po' meno, anche solo un po' meno, anche se in realtà facciamo molto meno di quello che sappiamo di dover fare, ma moscerino caro, ecco, quello è atteggiamento offensivo. Comunque, Indra offende Brihaspati, il suo maestro spirituale. Quindi, cosa successe a Indra? Perse forza, perse la forza, e quindi anche materialmente parlando, ne subì, ne risentì. Perché lo spirito contiene, comprende la materia. Trascendere significa comprendere tutto ciò che viene. Tutto ciò che c'è sotto, comprenderlo. Quindi nella felicità spirituale c'è anche la pace materiale, la tranquillità materiale, la serenità materiale, che non dipende, attenzione, non significa che felicità spirituale o benessere spirituale significhi quindi ricchezza, opulenza, niente malattie, niente disordini, niente. Non significa quello. Significa benessere materiale significa distacco da tutto ciò che all'esterno può accadere. Distacco, per esempio, no? Ora, immaginiamo, io non sono questa felpa, ok? Io non sono questa felpa. Quindi, dovesse strapparsi, non so, passo vicino ad una porta, magari c'è una vite sporgente, io passo un po' aderente, e la vite si acchiappa qui, mi aggancia la felpa, io cammino, non me ne accorgo, procedo, e quindi la vite procura una lacerazione, uno strappo alla felpa. Capito? Io non sono la felpa, io non sono la felpa, e vabbè. Si è strappata, pazienza. Ma questo perché io vado avanti, perché sono distaccato dalla felpa. Io so di non essere la felpa, come tutti noi sappiamo di non essere quello che abbiamo addosso, di non essere l'abito. Ma se invece è già scattato da tanto tempo, implacabile, inesorabile, ineluttabile, il meccanismo di identificazione, di assorbimento, quindi identificazione e assorbimento in questa identità materiale, quindi io penso di essere questo corpo, e quindi cosa succede? Che io ne risento, io risentirò di tutto ciò che avverrà a questo corpo, perché io penso di essere questo corpo, sono convinto di essere questo corpo. E corpo non significa qualcosa di avulso dal contesto, corpo significa tanti legami corporei, quindi persone legate a questo corpo, altri corpi, situazioni esterne che minacciano la salute di questo corpo nel quale io sono identificato, ecco, e quindi da lì la sofferenza. Allora, quando si dice che il benessere materiale è compreso nel benessere spirituale, significa che qualunque cosa accada, se una persona è spiritualmente ben posizionata, ben collocata, qualunque cosa accada non impatterà su di me. Ci sarà un distacco, tanto quanto, ok, si è strappata la felpa, e pazienza, cioè me ne prendo un'altra. Non è un problema, no? Non è successo a me, è successo alla felpa. Quindi
quindi capacità quindi di affrontare e assorbire nel giusto modo tutto quello che succede. Diversamente, se non in mancanza di questa realizzazione spirituale, anche il più luminoso, la più luminosa condizione di opulenza, poiché soggetta alla pressa del tempo, soggetta all'intervento del tempo che tutto divora, tempus ed ex rerum, no? Dicevano i latini, il tempo divora tutto, poiché soggetta a questo, vulnerabile a questo, ecco che io vivrò una costante condizione di ansia. Hare Krishna, quindi questa è l'offesa, eh? Questo si intende per offesa. Fare qualunque cosa, no, non fare pienamente quello che sappiamo di dover fare in coscienza di Krishna. Quello è un atteggiamento offensivo. Distrazione, porre attenzione su altro, sì, anche su Krishna, ma anche su altro. Quello è un atteggiamento offensivo, no? Ed è proprio l'atteggiamento offensivo che ci debilita spiritualmente. Anche se cantiamo Hare Krishna, anche se facciamo delle cose per Krishna. Attenzione. Ok, allora, verso 23, vediamo se lo trovo, così lo incollo anche sulla chat. Solo un secondo. Copia. Srimad Bhagavatam 6, 7, 23. Voilà. Eccoci. Ora lo vedete anche voi. Magavan dvishata pascha prakshinam gurvatikramat Samprati upacitam buya kavyam daradya patita adadiram nilayanam mamapi bhrigudevatah Magavan vishata pasha prakshinam gurvatikramat samprati upacitam buya Kavyamaradhya bhaktita adadiran nilayanam mamapi bhrigudevatah. Lo leggo un'ultima volta. Magavan dvishata pascha prakshinam gurvatikramat samprati upacitam buya Kavyamaradhya bhaktita adadiram nilayanam mamapi bhrigudevatah. Ok, parola per parola. Magavan, o Indra, dvishataha, i tuoi nemici. Pascia, vedi. Prakshinam, essendo molto deboli precedentemente, guru atikramat, a causa della loro mancanza di rispetto al loro guru, Shukracharya. Samprati, in questo momento, upacitam, potenti, buya, di nuovo, kavyam, il loro maestro spirituale, Shukracharya. Aradhya, adorando Sri Sri Nitai Sachinandana Kijaika. Bhaktitaha, con grande devozione, ad Adiran possono portare via Nilayana, la dimora,
Satyaloka, no, la dimora Satyaloka. Mama mia, api anche, brigo devata, che ora sono forti devoti di Shukracharya, il discepolo di Brigu. Traduzione. O Indra, qui è Brahma che parla e sta rimproverando Indra. O Indra, i tuoi nemici, i demoni, erano molto deboli a causa della mancanza di rispetto verso Shukracharya, che è il loro maestro spirituale, sì, la loro guida, diciamo, Shukracharya. Ma poiché essi ora adorano Shukracharya con grande devozione, stanno diventando di nuovo potenti. Grazie alla loro devozione a Shukracharya, hanno incrementato a tal punto la loro forza che ora sono in grado di appropriarsi facilmente della mia stessa dimora. Brahma fa notare questo a Indra, l'importanza della devozione al maestro spirituale. Culto della personalità? No. Piuttosto è un far rivivere la nostra vera personalità, grazie all'intervento del guru, del maestro spirituale. Sì, a volte questa paura, no? Che ci sia il culto della personalità, un po', non so, alla Hitler, il culto della Mussolini, il culto della personalità. Ma non si tratta di culto della personalità. Si tratta piuttosto di un'opportunità che il maestro spirituale ci concede di far rivivere la nostra vera personalità. Spiegazione. Brahma desiderava far comprendere agli esseri celesti che per la potenza del guru è possibile diventare molto potenti in questo mondo e che a causa della disapprovazione del guru si può perdere ogni cosa. Ciò è confermato in un inno di Vishvanatha Chakravarti Thakur. Yasya prasada bhagava prasado, yasya prasada nagati kutopi. Per la misericordia del maestro spirituale si è benedetti dalla misericordia di Krishna. Senza la grazia del maestro spirituale non si può fare alcun avanzamento. Benché i demoni siano insignificanti a paragone di Brahma, diventano così potenti per la potenza ricevuta dal loro guru che potevano perfino impadronirsi di Brahma Loka, sottraendola a Brahma. Perciò noi preghiamo il maestro spirituale così: Mukham karoti vacalam pangulam daga Pangum langayate girim yatripata mahambande shigurum dinataranam. Grazie alla misericordia del guru, anche un muto può diventare un grande oratore e anche uno storpio può superare le montagne. Come Brahma consiglia, si deve sempre ricordare questa istruzione degli Shastra se si vuole ottenere il successo nella vita. Il successo nella vita. Qual è il successo nella vita? Tornare da Krishna, tornare a casa nel mondo spirituale. Questo è il successo nella vita. E non accumulare certezze materiali nella forma attività che preservano il corpo più a lungo, che pure va bene, il corpo è uno strumento offerto da Krishna, la forma umana è uno strumento offerto da Krishna, va tenuto nel miglior modo possibile, certamente, mantenuto, manutenzionato, come dicono qui, la manutenzione, no? Certamente, ma poi ci lascia. Arriva un giorno in cui si chiama morte, in cui va in panne. Si inchioda e noi dobbiamo scendere e prenderne un altro mezzo. Certezze nella forma di ricchezze, anche quelle il tempo le porta via e così via. Non in quello consiste il vero successo nella vita, nell'accumulare certezze materiali che il tempo inevitabilmente spazzerà via. Il tempo con i suoi eventi, che spazzano e portano via. Il vero successo consiste proprio
riappropriarci della nostra vera identità. Grazie all'intervento di qualcuno che ci conosce davvero, che è il maestro spirituale autentico rappresentante di Krishna. Quindi, come Brahma consiglia, si deve sempre ricordare questa istruzione degli Shastra se si vuole ottenere il successo nella vita. Quali sono queste istruzioni? Ripetiamole. Per la misericordia del maestro spirituale si è benedetti dalla misericordia di Krishna. Senza la grazia del maestro spirituale non si può fare alcun avanzamento. Hare Krishna. Allora, intanto sposto il segnalibro sul verso 24, che se Krishna vorrà leggeremo domani. Allora, Indra ha dato prova di attaccamento. Quell'attaccamento lo ha reso cieco. Ovvero, attaccamento a cosa? Attaccamento alla sua posizione, no? Attaccamento alla sua elevata, elevatissima, suprema posizione su tutti gli esseri celesti, in quanto re dei Deva. Primo ministro, diciamo, ecco, come primo ministro di tutti i Deva che sono a loro volta i responsabili dei vari dipartimenti dell'universo. Poi sappiamo, il Supremo è Krishna, Dio, la persona suprema, e concede questa opportunità, investe di potere Indra per svolgere questo compito. Il problema in questo momento di Indra è stato, in questo episodio storico dello Srimad Bhagavatam, è stato l'attaccamento alla sua posizione. Questo lo ha reso cieco, si chiama orgoglio, no? L'attaccamento alla sua posizione lo ha reso cieco, cioè lui ha visto l'ingresso, ha notato l'ingresso di Brihaspati nell'assemblea del suo maestro spirituale. Ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo, ci vediamo, ci sentiamo. Che dobbiamo fare? Telepatia? Non ho capito. Vabbè. Lui lo ha visto, ma non l'ha visto davvero. Pashyanapi natashyati, dice Shukadeva Goswami, no? Vedere eppure non vedere davvero. Infatti è rimasto tranquillamente seduto ad accogliere le glorificazioni, sì, le glorificazioni, gli inni composti in suo onore, chi lo sventagliava, chi lo inghirlandava, eccetera, chi cantava per lui. Ok, quindi cieco, quindi l'attaccamento rende ciechi. Che succede? Ah, la macchina. Per fortuna, sua, Indra, non si è fatto aggredire dall'arroganza. Non si è fatto aggredire dall'arroganza, perché l'arroganza mantiene ciechi. Se l'attaccamento rende ciechi, l'arroganza mantiene ciechi. Allora facciamo un esempio. Supponiamo che qualcuno, poi per favore, grazie. Supponiamo che qualcuno attiri, intanto aggiorno la pagina Facebook, supponiamo che qualcuno attiri un ignaro passante in un vicolo buio e che lo attacchi, no? Lo aggredisca rendendolo cieco, quindi lo aggredisca brutalmente rendendolo cieco. Sarebbe terribile, ok? Ma supponiamo che qualcun altro intervenga e impedisca alla vittima di ottenere il trattamento e le cure necessarie per ripristinare la vista. Questo sarebbe ancora più terribile, giusto? E certo. E noi siamo proprio così, vulnerabili a questi due aggressori, uno che ci rende ciechi, l'altro che ci mantiene ciechi, che ci impedisce di curarci. Il primo è l'attaccamento che ci rende ciechi, ricordiamocelo sempre, Indra.
Dovremmo ricordarcelo sempre Indra in questo contesto. Entra il suo maestro spirituale, ma lo vede ma non lo vede davvero. Lo guarda ma non lo vede davvero. Paschanapina, paschati. Quindi l'attaccamento ci rende ciechi, ma l'arroganza, l'altro aggressore, ci mantiene ciechi e poi scopriremo ci rende anche sordi. Ci mantiene ciechi e ci rende pure sordi. Ora ci arriviamo. Allora, come l'aggressore attaccamento ci rende ciechi? Allora, il viaggio della vita, eh? Il viaggio si dice, no? Il viaggio della vita. Ok. Durante questo viaggio vi sono tantissime tentazioni, le tentazioni di questo mondo, le seduzioni, le lusinghe di Maya, Maya che propone, Maya che propone facili, immediati e intensi piaceri, tutti quanti sotto le insegne della libertà. Ci dice tu sarai libera così, tu sarai libero così. Tu sarai libero qua, tu otterrai la libertà così. Ecco, Maya che ci propone varie forme di libertà, no? E quindi noi siamo attratti da queste tentazioni di questo, siamo tentati. Ok. Quando cediamo, e cediamo tante volte, abbiamo ceduto così tante volte alle seduzioni di Maya, ecco perché siamo imprigionati all'interno di questo corpo, altro che libertà, imprigionati all'interno di questo corpo. Fin da piccoli si soffre, fin da piccoli non c'è mai un momento in cui non ci sia davvero sofferenza, mai. Siamo tallonati dappresso, tampinati costantemente, il fiato sul collo abbiamo costantemente della sofferenza. Quindi, altro che libertà, ecco il risultato dell'aver ceduto alle tentazioni, alle promesse illusorie di Maya. Quindi, quando cediamo alle tentazioni, scatta l'attaccamento. Vi ricordate? Quando l'essere vivente, l'anima, l'io, entra in contatto con la realtà apparente, Maya, che appare per come non è, appare foriera di libertà e in realtà è una carceriera, Durga. Sapete cosa significa Durga? Un altro nome di Maya. Durga significa luogo dal quale è impossibile evadere. Dur significa impossibile. Ga significa andare via. Quindi luogo dal quale, altro che libertà. Quindi quando l'essere vivente, l'io, si lascia attrarre dalle promesse di Maya, della realtà apparente, e vi entra in contatto con l'idea di controllarla e di possederla, per la soddisfazione dei propri interessi, scattano inesorabili, ve li ricordate, quei tre progressivi meccanismi, ovvero il meccanismo di coinvolgimento. Quindi all'inizio Maya è eccitante, ci coinvolge, poi scatta immediatamente il secondo meccanismo, quella dell'identificazione. Noi ci identifichiamo, ecco, infatti pensiamo di essere questo corpo, che è la più grande illusione, ci spiegano gli Acharya. E poi l'ultimo, inesorabile, quello che ci occlude completamente all'interno di questa realtà apparente, ed è l'assorbimento. Noi ci assorbiamo, appunto, non vediamo più nient'altro al di fuori di ciò che la realtà apparente ci propone. E noi ci crediamo. Il punto è dell'assorbimento, quindi coinvolgimento, identificazione, assorbimento. Il punto è che noi ci crediamo davvero. Abbiamo una fede incrollabile nelle promesse di libertà della realtà apparente, Maya. Allora, quindi, quando crediamo alle sue promesse, cediamo alle tentazioni, scatta l'attaccamento. Ok? Allora, che agisce veramente proprio come quella, la carta moschicida. La carta moschicida, cioè restiamo letteralmente appiccicati a ciò che ci alletta, a ciò che ci piace. Ma mentre la mosca
capisce di essere in trappola, noi non ci rendiamo conto di essere in trappola, noi pensiamo che quella sia gioia, che quello sia appagamento, che quelle siano certezze, ma in realtà siamo stati catturati da questa colla, non so, tipo la colla per i ratti o appunto la carta moschicida, no? Ok. E questo attaccamento ci rende ciechi a tutto il resto, l'assorbimento. Siamo assorbiti, non vediamo altro. Anzi, non solo non lo vediamo, giungiamo a credere che non esista altro. Non esista altro. È come dei paraocchi. Il cavallo lo sa che comunque c'è qualcos'altro oltre questi paraocchi. Noi versiamo in una condizione addirittura peggiore. Noi pensiamo davvero che non ci sia altro. Che ci sia soltanto quello che i paraocchi ci offrono come campo visivo esistenziale, ovviamente. Diamo un esempio estremo, no? Per far capire questo punto. Un alcolista. Gli alcolisti spesso non riescono a vedere il vertiginoso tasso di interesse che l'alcol, che in questo caso è come un usuraio, come uno strozzino, come li chiamano qui a Roma, i cravattari, lo strozzino che impongono dei tassi di interesse veramente vertiginosi, impossibili. Bene, l'alcolista non riesce spesso a vedere questo tasso mostruoso di interesse imposto ferocemente dallo strozzino o usuraio alcol, Tasso di interesse su che cosa? Sulle proprie finanze, sulla propria salute, il tasso di interesse feroce sulla reputazione, sulla nostra dignità, sulle nostre relazioni, sui nostri affetti. Distrugge tutto, impone un tasso di interesse che noi non potremmo mai pagare, distrugge, ci mette in una condizione addirittura peggiore. Ma diciamolo su tutta la nostra vita, distrugge tutto, devasta tutto. Allora, questo è come agisce l'aggressore attaccamento, rendendoci ciechi. Ok, ma poi c'è l'arroganza. Oh, Indra, per fortuna qui Indra non cede, riesce a difendersi da questo secondo aggressore, anche se cieco, però riesce a difendersi. Come si dice, inizia a menare le mani, così, a menare le mani e allontana questo, grazie alla sua intelligenza spirituale, riesce a tenere lontano questo secondo aggressore che altrimenti lo avrebbe reso cieco, mantenuto, perdon, mantenuto cieco e poi reso anche sordo. Allora, ma vediamo come invece agisce questo secondo aggressore. Allora, quindi siamo stati prima attaccati. Hare Krishna Pasquale, sì, il Dhritarashtra, l'emblema della cecità, diciamo della cecità, cieco materialmente e spiritualmente, no? Il figlio, anche se non lo era fisicamente, lo era spiritualmente, quindi vediamo come. Sì, l'anartha Dhritarashtra, ecco, la cecità, ovvero l'attaccamento, no? L'attaccamento è l'arroganza, ma vediamo l'arroganza, come agisce questo secondo aggressore. Per chi si fosse collegato adesso, abbiamo fatto un paragone, no? Immaginiamo di essere trascinati in un vicolo buio da un aggressore che in un modo o nell'altro ci acceca, non so, spruzzandoci qualcosa negli occhi, qualcosa di appunto accecante, no? E noi non riusciamo più a vedere, ma e questo è terribile. Ma ancora più terribile è se quello stesso aggressore, un altro aggressore, venisse e ci impedisse di curarci, di assumere un medicinale, di applicare un unguento che ripristini la nostra capacità visiva. No, che invece ci tenga lontani da tutto questo. Quello è ancora più terribile. Quindi l'attaccamento ci rende ciechi. L'arroganza ci mantiene ciechi e poi ci rende sordi. E adesso vediamo. Allora, arroganza. Tanto aggiorno Facebook, vediamo. L'arroganza. Dopo essere stati accecati,
dall'attaccamento, veniamo attaccati dall'arroganza. Che ci fa arroganza? Arroganza. Cosa significa arroganza? Credere di sapere cosa stiamo facendo. Quella è l'arroganza. E di non aver bisogno dell'aiuto di nessuno. Questo è atteggiamento arrogante. In questo caso Indra non, chiaramente non è affetto e afflitto da questo tipo di problematica, ma siamo vulnerabili anche a questo secondo aggressore. Ognuno di noi è vulnerabile a questo attaccabile, facile bersaglio di questo secondo aggressore. Ora, l'arroganza non solo ci mantiene ciechi, ma ci rende anche sordi ai nostri sostenitori quando ci mettono in guardia sulla pericolosità dei nostri attaccamenti. Ci mettono in guardia, ci suggeriscono attenzione, non fare così, riprenditi, smettila di agire così. I nostri sostenitori, no? Coloro i quali ci vogliono bene. Ok. Salute, Arigrish. Così, ad esempio, per tornare all'esempio dell'alcolista, no? Gli alcolisti negano con arroganza il loro problema di alcolismo. No, io non sono alcolista, ma io non sono un alcolizzato, non ho questo problema, non sono dipendente dalla... negano, eh? E in realtà cosa succede? Che negando il problema, negandolo, si peggiora in maniera... Si usa un termine medico, parossistica. In maniera parossistica si peggiora il problema, non si risolve. Quindi, quando colpiti duramente da questi due aggressori, dall'attaccamento e dall'arroganza, ci ritroviamo ciechi, sempre più ciechi, eppure sordi, eh? Rimaniamo quindi intrappolati nell'illusione, l'assorbimento. Ci assorbiamo nell'illusione. Non esiste nient'altro. È come essere ovattati, come quando si applicano dei tappi alle orecchie e qualcuno ci parla e noi sentiamo, ma anche la vista è appannata. Quindi non solo abbiamo i tappi alle orecchie, abbiamo anche quegli occhialetti per dormire, no? Che per non far penetrare la luce, quindi non vediamo, non sentiamo, praticamente l'illusione tamoguna o tamas, che significa sonno, sogno, beh, incubo, incubo. Siamo occlusi in una trappola polimorfica, pardon. Polimorfica fatta di incubi, in una gabbia, occlusi, intrappolati in una gabbia polimorfica, tante forme, no? In questo mondo trappola, polimorfica fatta di incubi, perché si muore costantemente. Allora, ma non solo. Non solo ci trattiene nell'illusione, ci trattengono nell'illusione questi due aggressori, l'attaccamento e l'arroganza, attaccamento e l'arroganza, non solo ci trattengono in questa gabbia che abbiamo appena descritto, ma ci trascina ancora di più in illusioni sempre più oscure. Tu sì, per favore, ti posso chiedere la Bhagavad Gita? È proprio il capitolo che tu ami tanto, guarda, è il capitolo 16, capitolo 16, verso 10. Potresti leggermelo? No, non leggo io. No. Capitolo 16, verso 10. Sentite che dice la Bhagavad Gita qui, eh? In che modo l'attaccamento e l'arroganza ci trascinano ancora di più. Ancora di più, ancora di più nell'illusione che diventa sempre più tenebrosa. Sempre più tenebrosa. Cioè, magari all'inizio possono penetrare alcuni raggi di sole. No, buio, pesto, sempre di più. 16-10, sentiamo, eh. Prendendo rifugio in una lussuria insaziabile, vi ricordate nel capitolo 3 Krishna la definisce insaziabile?
Quindi, prendendo rifugio in una lussuria che è insaziabile di suo, piene di orgoglio e di vanagloria, l'arroganza, le persone animate da uno spirito demoniaco sono prede dell'illusione, attratte da ciò che è temporaneo, si dedicano sempre ad attività malsane. Attratte da ciò che è temporaneo, si dedicano sempre ad attività malsane. I loro insaziabili desideri di godimento materiale si moltiplicano senza fine, dice Prabhupada. Stretti nella morsa dell'illusione, essi non si stancano di cercare cose effimere, anche se ne derivano solo un'ansia continua, ed essendo privi di conoscenza, buio, il buio della nescienza, no, dell'ignoranza, ed essendo privi di conoscenza, non sono neppure consapevoli di camminare nella direzione sbagliata. Prima Pasquale ha citato Dhritarashtra, ma nel Ramayana abbiamo Ravana che è attaccato dalla lussuria per Sita. E la sua arroganza, quindi c'è l'attaccamento per Sita, che poi diventa arroganza, in che senso? Abbiamo detto, no? Ci rende sordi. Quante volte a Ravana è stato consigliato dai suoi stessi assistenti di interrompere questa ignominia? Quante volte gli è stato detto? Anche se non sbaglio, da quella, come si chiamava? Quella, non me lo ricordo, come si chiama, quel demone che si trasforma, muta forma, no? A proposito della gabbia polimorfica, quel mostro muta forma che assume le sembianze di un cerbiatto d'oro, prima di tutto questo, prima, quando Ravana stava ordendo questo piano e ordinando a questo demone Maricia, no, non era Maricia. Questo demone di assumere queste sembianze, ingannare Sita e quindi Rama e quindi Lakshman per poterla rapire, Ravana, Sita. Questo, se non ricordo male, glielo consigliò, disse no, no, non, non, no, lascia perdere. E non fu il solo, non fu il solo, anche Vibhishana, il fratello, tant'è vero che poi si schierò dalla parte di Sri Ramachandra, Lakshman e Hanuman. Comunque, ecco, un po' il senso è questo. Krishna Klavi. Ecco, la sua arroganza gli fece proprio ignorare ogni avvertimento dei suoi assistenti, che in quel momento erano suoi sostenitori. Lo stavano sostenendo davvero spiritualmente, quindi l'arroganza lo mantenne cieco e lo spinse, cieco e sordo, e lo spinse all'autodistruzione. Non è stato Rama a ucciderlo, si è praticamente ucciso da solo. Quindi come possiamo, veniamo al pratico e concludiamo, come possiamo difenderci dalla cecità interiore causate dall'attaccamento e dall'arroganza? Allora, se siamo attaccati a qualcosa, a qualcuno, ad un aspetto piuttosto che un altro della realtà apparente, non sempre riusciamo ad abbandonare immediatamente il nostro attaccamento morboso, non sempre, però almeno possiamo mettere da parte l'arroganza. Il che significa? Mettere da parte l'arroganza, difendere. Abbiamo detto cosa significa arroganza? Cosa significa arroganza? Vediamo se qualcuno lo scrive. Cosa significa arroganza? Vediamo se qualcuno. Adesso aspetto qualche secondo. Arroganza. L'arroganza ci mantiene ciechi e ci rende sordi, quindi cosa significa arroganza? Arroganza, cosa significa arroganza? Dai. Pasquale dice arrogarsi è Ma il diritto. sì, di cosa? Certo, ma di? Va bene, quindi arroganza significa non
riconoscere il problema, negare il problema e quindi tapparsi le orecchie ai consigli di chi invece è lì a dirci la cosa giusta da fare, a renderci edotti della nostra condizione malsana, pericolosa, deviata. Quindi abbiamo detto attaccamento e ne abbiamo tanti, ok? Non riusciamo immediatamente a distaccarci, a staccarci da questi da questa condizione appiccicosa, ok? Ma almeno possiamo tenere lontana l'arroganza. Come? Chiedendo aiuto ai nostri sostenitori. Chiedendo aiuto, perché l'arroganza significa esattamente il contrario. No, non ho bisogno di nessuno, non ho bisogno d'aiuto, io sto bene. E così peggioriamo la nostra condizione. Invece no, ok, attaccamento, ma con quel barlume di lucidità rimastaci, ovvero con la capacità uditiva ancora non compromessa, chiediamo aiuto e ascoltiamo i buoni consigli. Quindi tutti noi siamo soggetti a questa condizione. Quindi chiediamo aiuto. E chi è il nostro sostenitore più grande? Il supremo sostenitore, è spiegato nella Bhagavad Gita sempre, no? 5.29, Suridam Sarva Bhutanam. Krishna che è presente nel cuore e che si espande all'esterno in così tante forme, facilitanti, agevolanti nel nostro ritorno, abbiamo detto, un viaggio, nel nostro viaggio di ritorno a casa da lui. E questi sono i nostri maestri spirituali, le nostre guide, i santi insegnanti, i guru. Chiediamo aiuto, e se cerchiamo umilmente il loro aiuto, praticando il Bhakti Yoga e specialmente stando insieme ai devoti, stando insieme, e allora per sua grazia, per la grazia divina, per la grazia di Krishna, il supremo sostenitore, il supremo amico, noi potremo sì davvero godere di una soddisfazione spirituale, dal nostro punto di vista assolutamente inedita, ma in realtà ritorneremo a sperimentare quella soddisfazione che normalmente un'anima sperimenta e che ci consentirà di liberarci da quegli attaccamenti dai quali non riuscivamo a liberarci da soli. Quindi, ripeto, abbiamo i nostri attaccamenti, non riusciamo a distaccarci. Un sano distacco, non un brutale distacco, attenzione, questo non è un incitamento, un'incitazione, ho detto alla latina, l'incitamentum, non è un'incitazione ad abbandonare mariti, mogli, figli, posti di lavoro, non è una famiglie, non è un fomentare questo tipo di brutale, impersonale e vigliacca modalità operativa. L'eccessivo attaccamento, evitare l'assorbimento, evitare la cecità ai valori spirituali. Questo. Allora, ma siamo attaccati in maniera morbosa, siamo ciechi spiritualmente, è un dato di fatto. Ok. Come fare a liberarsi da questi attaccamenti, dall'attaccamento morboso, dalla morbosità di questi attaccamenti che ci rendono ciechi ai veri nostri interessi. Prima che l'arroganza ci aggredisca e ci faccia soccombere definitivamente, con la convinzione illusoria di star bene, che tutto andrà sempre meglio, è che non siamo assolutamente in una condizione morbosa. Prima che l'arroganza ci lasci, ci mantenga in una condizione di cecità e poi ci renda anche sordi ai consigli che appunto vengono dall'esterno, difendiamoci dall'arroganza chiedendo aiuto. Quindi analisi,
della situazione. Sì, è vero, sono preda di attaccamenti morbosi. È vero. Sì, Krishna c'è, ma prima ci sono altre cose. Intanto ci sono io con tutto ciò che considero importante. Poi c'è anche Krishna, va bene. Non va bene, invece. Allora, ok, sono già cieco spiritualmente, ma almeno non lasciamoci aggredire brutalmente e definitivamente, non soccombiamo, non facciamoci assestare il jab o il montante del KO dall'arroganza. Chiediamo aiuto e grazie a questi aiuti noi potremo anche liberarci dall'attaccamento morboso. Così funziona in realtà. Hare Krishna. Quindi facciamo come Indra, attaccato, vittima di attaccamento, ma non dell'arroganza. E così poi vedremo, insomma, cosa succederà. Hare Krishna. Qualcuno vuole dire qualcosa? Vediamo. Attendo qualche secondo, intanto leggo il verso di oggi. O Indra, i tuoi nemici, i demoni, erano molto deboli a causa della mancanza di rispetto verso Shukracharya. Ma poiché ora essi adorano Shukracharya con grande devozione, stanno diventando di nuovo potenti. Grazie alla loro devozione a Shukracharya, hanno incrementato a tal punto la loro forza che ora sono in grado di appropriarsi facilmente della mia stessa dimora. E quindi, come Brahma consiglia, si deve sempre ricordare questa istruzione degli Shastra se si vuole ottenere il successo nella vita, ovvero il rispetto, l'amore nei confronti del maestro spirituale e dei suoi rappresentanti, Krishna e dei suoi rappresentanti. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Buona giornata in coscienza di Krishna a tutti quanti. Ci vediamo stasera. Hare Krishna.